Il quotidiano Buongiorno da Giuseppe Recca e dal Corriere di Sciacca. Oggi è martedì 3 maggio. Una busta con all'interno un foglio manoscritto con una frase di minacce e quanto ha ritrovato attaccato al cancello della sua abitazione di campagna a Ribera un funzionario del consorzio di bonifica Agrigento 3. L'impiegato, un 57enne, ha presentato denuncia alla tenenza dei carabinieri. Le minacce, secondo quanto ha riferito, sarebbero riconducibili al suo attuale incarico al consorzio di bonifica. Non è ancora partita la campagna Rigua 2022, lo denunciano le organizzazioni sindacali di categoria, ampiamente preoccupate per l'aumento vertiginoso dei costi di produzione, dal costo del carburante, del prezzo dei concimi, che stanno mettendo letteralmente in ginocchio l'intero settore. Al fianco degli agricoltori agrigentini è scesa in campo la segreteria provinciale del Partito Democratico con il segretario Simone Di Paolo e il presidente Giovanna Iacono, che parlano di inconsistenza del governo Musumeci sul tema della tutela e della valorizzazione del comparto agricolo agrigentino. È in programma oggi alle ore 18:30 nei locali della chiesa del quartiere Perriera un'assemblea del mondo agricolo cittadino del comprensorio promossa dal Comitato Spontaneo di Agricoltori e Allevatori Terra e Vita. L'iniziativa è stata organizzata per affrontare i problemi attuali del mondo agricolo, dal caro gasolio all'aumento del prezzo di gestione, ma anche alla vecchia e irrisolta questione delle cartelle pregresse del servizio irriguo. Poco più della metà dei candidati si è presentata alle prove scritte ieri nelle tre sedi d'esame in Sicilia per la selezione degli istruttori amministrativi contabili per i centri regionali per l'impiego. Dei 9.313 candidati attesi nel primo giorno di selezione, hanno sostenuto l'esame in 4.874. La somministrazione dei test scritti prosegue oggi fino al 6 maggio per i candidati del profilo di istruttori amministrativi contabili. L'ex assessore al comune di Sciacca Salvatore Monte ha parlato della rottura all'interno di Sciacca Centro e delle strade che si sono divise tra lui e Ignazio Bivona da una parte, Fabrizio Di Paola dall'altra. Siamo tutti e tre in ottimi rapporti, ma non siamo dei traditori, ha detto. Siamo stati noi ad essere stati traditi da Forza Italia nel novembre 2021. Ho detto, ha proseguito Monte, che se Forza Italia era nella coalizione con Di Paola candidato, io sarei stato al suo fianco, ma non da candidato. Ed era a disposizione anche Ignazio Bivona, per me, ha detto Di Paola, resta un punto di riferimento. Marco Lamendola, uno dei tre dei fratelli di Chiara Lamendola, la giovane agrigentina che perse la vita in un brutto incidente stradale a San Leone nel 2013, ha citato in giudizio il comune di Agrigento. Nel 2019, per la morte della giovane, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato il verdetto di primo grado, condannando a un anno di reclusione due funzionari dell'ufficio tecnico del comune agrigentino, Giuseppe Principato e Gaspare Triassi. Alle elezioni comunali di Palermo il centrodestra si avvia ad una candidatura unica, quella di Roberto La Galla. Dopo tante discussioni e polemiche, l'intesa sembra vicina, ma tutto è stato rinviato di alcune ore. Un ulteriore vertice tra i partiti della coalizione è in programma tra oggi e domani. Grazie per averci seguito, buona giornata.